niente, casavo il fumo. E allora chi ha intinto il pane nel fumo delle cucine del re, che paghi lo giusto guidardone. Guarda, t'ho pagato, no? E come mai pagato? Tu mi hai fatto nasare il fumo della cucina e io ti ho fatto sentire il suono della moneta. Oppa! Bartoldi! Messo qua. Ma cosa fai là? Covo gli ovi. Io vi te lo cavo. Parla più forte, sento mica. Non posso. Se parlo forte, Iovi si accorge che non è la mamma che li cova. La cipolla da Frosolone, che venne di sua sponte a guarirti da ogni male. Di mia sponte? E lei, vede? Sono stato strappato con la forza da un mio romitaggio. Beh, te ne voglio andà. Perché hanno saputo della penna che io posseggo e che il popolo, non io, afferma miracolosa. Beh, vorresti sapere se la penna dell'agnolo è veramente l'unica. Tu non c'hai la fede. Ma io che so, frate, se ti dico che è l'unica santa e benedetta, c'hai da credere. E questa qui cosa l'è? Quando l'ha presa? Dammela! Ma Bartoldi! Me te spacchi tutta e non fa così. Un figlio coglione è pur sempre una creatura voluta da Dio. A Natale in tutti i cinema italiani. Steven Spielberg presenta Gremlins. Billy Peltzer ha una bella casa, un bel lavoro, una bella ragazza e dei genitori che lo adorano, no, e che un giorno gli fecero, vedrai come ti piacerà, il regalo più strano che egli avesse mai ricevuto. Che cos'è? No. È il tuo nuovo cucciolo. Dai, piantala, Barney, non essere geloso. Ma ci sono alcune cosette da tenere sempre presenti. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. Se lo bagnate, si moltiplica. E cosa più importante, anche se vi implorasse, mai, mai dargli da mangiare dopo mezzanotte, perché sennò si trasformano. Diventano intelligenti, dispettosi. Ma che sta succedendo qui? E pericolosi. Gremlins, eh? Mostriciattoli. Esatto. A centinaia, vero? Non so, forse anche a migliaia. Sono stati anche qui. Ma cosa sono? Da dove vengono? Tra poche ore questa città si trasformerà in un campo di battaglia. Gremlins, un film diretto da Joe Dante. I Gremlins vi aspettano. Beato te, contadino. Fa troppo freddo. Armaduke! Pronto? State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Rallenta, vai a destra. Fermo? No, rallenta, è a questo marciapiede. Oh. Accelera! Poi ho capito, gli hai toccato il culo, eh! Perché vedi, la mia è una ditta di asportazione e vendita.